buenas, amigos de Fournier. Seguimos en la mágica ciudad de Las Vegas, disfrutando a través de uno de los mejores jugadores del planeta de las disertaciones y pensamientos que nos regala Mustafa Kanit en cada programa. Partimos por encima de las 100 ciegas en este 10.000 Six Max de las series mundiales, en una mesa que tenemos bastante controlada y con menos de 100 jugadores vivos en el feed. Solo puede quedar uno, y queremos que seas tú, Mr. Lasaña. Accorciando un pochettino, però siamo ancora belli. Decido di rilanciare coppie di 5 under the gun, siamo in 6 al tavolo, tutto abbastanza standard. Siamo in 4-way. Il discorso principale è che sono under the gun, quindi se cascano dei board abbastanza dry probabilmente tendo ad aggredirli con questa combo. Tipo K-Jack 2 potrei decidere di bettare. Soprattutto ci stiamo avvicinando all'in the money, cioè ICM pressure. Mi piace, non mi dispiace, bet 14. Doppio call non era quello che mi aspettavo. Speravo solo un call e poi provare ad aggredirlo fra turn e river su una texture oppure all fold. Turn 10 non mi fa impazzire troppo perché crudono delle doppie che non foldano mai contro di me. Anche se dovrei averci più asso donne a livello teorico, anche se non è vero, qualcuno potrebbe avercela. Forse tendo a give up pari in 3-way. Però è close, non posso anche decidere di partire. È una situazione in cui stiamo andando vicino ai premi, sto mettendo tanta aggressione e non mi dispiace iniziare ad aggredire parecchio. Soprattutto post flop in spot in cui penso di averci più nut degli altri. Ottimo, soldi a noi, ottimo bluff. Ricordiamoci comunque di solito più si arriva vicino alla zona premi, più se hai situazioni in cui sei deep, puoi mettere pressione, puoi aggredire gli avversari e questa è una mano simbolo proprio di questo, cioè si può tribettare di più, si può diventare molto molto più aggressivi perché la gente comunque folda di più quando si approccia per esempio la zona in the money. Qui siamo da small blind dopo il push del bottone a 73.500. Penso sia una mano davvero close.
perché lui pusha dal bottone, quindi potrebbe avere degli assi 10 suited, degli assi 9 suited, però lo scappa donna suited e tante pair. Dico, di solito forse foldo qua, però lui era un po' frustrato, era un po' che stava foldando, è un po' che... è un po' che è in difficoltà, quindi non lo so, call. Coppia di 7. Sì, pensavo di flippare molto spesso. Jack! 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 Ci sta, ci sta. Non penso fosse fortissimo. Non, dal come l'ha fatto non mi ha convinto molto ed era è una mano che normalmente foldo, direi, però per la dinamica, per come era lui, ho deciso di giocarmi. Non pensavo di essere peggio e non ero peggio, quindi in linea di massima va bene. Forse potevo prendermi un altro spot un pochettino meglio, però va bene, non è nulla di grave, insomma. Tra l'altro arrivano news da Dario, continua a salire. E c'era il 6000 del cutoff e noi siamo big blind con K donna di quadri. Penso di callare e basta. È un flop molto amico, K10-6 con un quadri. Penso di fare solo call. Qua si potrebbe anche checkerizzare per valore, non c'è nulla di sbagliato. Infatti decido di checkerizzare a 20.500. Foglio noi. Penso sia close fra raise, check raise e check call. Faccio tutte e due. È una di quelle mani con cui faccio tutte e due, però ci sta il check raise. È una mano molto forte da check raiseare. Mi piace. Comunque abbiamo tanti bluff lì che check raiseano, quindi pure check raiseare alcune mani tipo K donna suited o 10-10 o asso K o è fondamentale per la nostra strategia. Six. Ah, Davide continua a salire con calma. Sempre contro di lui, siamo da small blind. K7 limp. Devo pure switchare e iniziare a raisare, ma va bene con la nostra limp strategy. Qua decido di bettare value protection, che altro per chiudere il colpo un sacco di volte. Io penso di essere buono con King High un sacco di volte, c'ho il capo di fiori. Non mi piace troppo in che direzione sta prendendo sta mano. Qua posso decidere sia di callare perché c'ho il K di fiori che di foldare. Però penso di callare. Penso di averci la mano migliore anche un tot di volte, quindi non è nulla di sbagliato.
check check. A sto punto, dopo il check check, potrebbe avere anche dei due a lui. Posso decidere check raisare, posso decidere check collare, posso decidere check foldare. Infatti al 2 ci ho pensato potesse avere il 2. Un call un po' tosto, un call un po' difficile, però non lo so, secondo me ci poteva stare, poteva avere degli 8-7, 8-6, c'era della roba che poteva giocare così. Sempre contro di lui c'è il raise under the gun col nostro. Abbiamo floppato trips, che non è male. C'è un easy check call. L'unico problema che abbiamo è il nostro kicker, però non penso che possiamo foldare, soprattutto con l'history che abbiamo finora. Penso sia check call e non possiamo check raisare nemmeno contro l'under the gun, quindi penso check call e poi si decide. La second bar è da 15.000, ma non posso passare. Potrebbe avere anche i fiori, forse K-donna, però c'è ancora dei bluff. Potrebbe avere asso meglio, asso donna, asso K, asso, i full, asso jack, asso 10, asso 4, jack jack 10, 10, 4, 4. Quindi se ribetta ci vuole, vorrei stare un po' cauto, però è molto difficile trovare il fold qui con trips. Vediamo un po' come si muove.
da 28.000 da parte sua. Non so se riesco a foldare contro di lui. Anche se del valore non batto niente. Però un asso ce l'ho io. Ha bettato meno di un terzo. Non è il massimo. Donna con l'asso di fiori, infatti una delle mani che mi immaginavo. È una mano tosta in cui è difficile trovare il fold comunque. Il fatto che ci abbia pensato così molto con trips vuol dire che il mio feeling mi diceva che qualcosa non andava, però è proprio difficile foldare. Stiamo runnando troppo bene nell'ultima ora, ora e mezza, però speriamo che cambi un po' la nostra run. Di nuovo 2-9 rossi, penso di fare solo call al bottone contro di lui under the gun e poi me la gioco post flop in position. Siamo heads up. Lui per ora sta giocando molto chiuso, però cioè non troppo chiuso, sta giocando abbastanza attivo. Però c'ha tante chips, ha tante chips, le verdi sono da 25.000. Qua non penso di puntare, penso di cercare dietro. C'è la bet 10.000 da parte sua. Qui penso di essere più sul call, sul size di call, ma è close, non è un call facile. Vediamo il river, spero non ci abbia un 10. Qua posso decidere, ho tutte le opzioni aperte, sia il call, che il fold, che il raise. Penso di averci più colori di lui, però il dubbio è lui folda su K donna, non lo so. Col call batto abbastanza roba, ti passo jack asso donna. Non lo so se lo ripeta. Può avere donna jack? Forse. Può avere asso 4, asso 5? Non lo so, non mi convince questa mano. Cioè, nel senso, mi convince lui ci abbia qualcosa, però non lo so, forse è il raise. È tosta, è difficile, non so cosa fare. È una mano un po' complicata. Ah. Vediamo che c'ha. Non sono contento di vedere Jack Jack, decisamente non sono contento. Speravo di non vedere asso 10, ma Jack è la stessa cosa. Qua forse ho sbagliato, mi sono un po' troppo curioso, però vabbè, bravo lui.
buio 2000-4000, Davide reso dal bottone a 10.000 per 2.5 e penso che difendiamo contro di lui. Questo è un buon flop per me. Penso che l'unica opzione che ho sia il check call qua, non check raise. E check call e vedo come si comporta il turn, vedi? Turn è una delle più belle del mazzo. Penso che andrà spesso check check dopo che checko io. A river posso decidere sia di checkare che di bettare, però mi piace il check, perché se lui c'ha un K lo tende a voglio bettare qua a river e si prende un bel check raise. Contro Davide comunque abbiamo tanta history, mi ha visto fare degli showdown imbarazzanti, mi ha visto, mi conosce da 10 anni, una volta a un torneo l'ho six bettato pre con 10-6. Perfetto, proprio come speravo io, e probabilmente può avere un K, asso K, K donna, K10, K jack, K9, perché no? E non penso abbia troppi full, io ho il 3, quindi penso qui sia clear per me che devo, penso di raisare, penso di mettere ai resti. Cosa che ha più senso per me, secondo me. Ho deciso di rilanciare 81, che ci sta contro Davide. Davide soprattutto in queste situazioni qui tiene molto alla sua live tournament, tiene molto alla situazione da bolla, e forse è meglio metterlo in una decisione in cui non si gioca la tournament live, però è close, insomma non c'è nulla di sbagliato nemmeno a farlo lì.
Ah, una decisione davvero difficile da vedere, si vede. Forse addirittura sto K. In queste fasi qui nei tornei comunque le chips vanno in mezzo con piacere. Si può salire a 2 milioni velocissimi e si può... Ogni pot è grandissimo. Però è divertente giocare contro persone tipo Davide, cioè, da tanti anni che giochiamo contro e sicuramente è stimolante. Riuscire a giocare contro persone che pensano fuori dagli schemi è una cosa che e sfidarsi in queste gare è qualcosa che mi stimola parecchio. Fade it. Yeah, you should with your stack. Yeah. I'll take the win. No complaints. Raise 9000. Allora, qua dopo il suo raise posso decidere sia di tribettare che callare che foldare. Ho tutte e tre le opzioni. Penso. C'è la tribetta 25-5 che ci può stare, non vedo nulla di sbagliato. Il bottone contro cutoff, anche se mi prendo spesso l'in qua in faccia, però mi piace mettere aggressione qua. Infatti non era al massimo, mi prendo lì un sacco di volte, ma infatti, però ci sta a mettere pressione a questo stack. Vabbè, ci sta, pure per le dinamiche, un tribet fold ogni tanto, se no non tribet foldiamo mai. Eccola qua, la super maglietta per Dario San Martino, per il tavolo finale, fatta dal mitico Ryan Reese. Ci siamo, eccoci qua, tutti nel team. Let's go. This is why I didn't make all in. Davide always had the chance to win, you know. Achi. Hey. Is bad like this? No. Is the long sleeve? No, it's fine. Should we play Dario? No. Do you want a Dario shirt? I'm gonna try to get you one. Oh, Davide Bass, unlikely. GG, Achi, good game. Sono sceso un pochettino, però sono ancora qui che combatto. Siamo livello 14, 2000, 4000, ante 4000. Vediamo un po'. Da big blind decido di difendere sul raise,
un flop abbastanza amico con Bila e second pair. Allora, check check, penso di avere la mano migliore abbastanza volte, quindi tendo a puntare qua a linea di massima. Decido di bettare 14.000, c'è il call, river scala, quindi il post è 52, penso di bettare dai 30 ai 45 in linea di massima, vediamo un po'. Potrei anche checkare per fare bluffare delle draw, ma penso ci sia più value nel bet. $28.000, che mi piace come size. Un buon fold da parte sua. Let's crush 350. Something. Oh, that's a big stack, no? What's the blind? Two and a half, five now. No, aces. I mean, all the heads. You know? Say hi to the French cameras. Won a big hand against David. You won? Oh, bro, mi vai a prendere due magliette? Sai che sono finite. Eh no, gli avevo scritto di tenerle. Yeah. Però mi dai $500 e vado a fare online. Non ce li ho con me. Let's go. Perché ci servo niente. Oh, I love it, I love it. Oh. Abbiamo un po' di magliette in giro per tutti, per il super team a tifare. Niente, siamo tornati dalla pausa, ancora carichi, 2.500, 5.000 ante 5.000, abbiamo più o meno 300, poco più di 60 bue, comunque. E c'è il raise del cutoff a 10.000, fold di Adams, e call dello small, penso che difendiamo anche noi. $9.52, tutto cuore, abbiamo top pair, top kicker senza cuore. Quindi è uno spot che tendo a pot controllare di massima, quindi penso di checkare il flop. Ho deciso di lidare. Che ci può stare, lido per... io sto bettando comunque per value. E... perché mi aspetto che l'original Razer non ci betti a sufficienza, quindi ci può stare bettare per non dare troppe free card. Sul turn 2 posso decidere di bettare ancora. Oppure mixare con un check. Forse avrei dovuto puntare un pelino di più, però non mi dispiace. Qua
quando lui chiama non sono contentissimo perché c'è un altro giocatore dietro. Sono molto convinto che sullo small blind abbia la mano migliore. Su di lui potrebbe ancora avere due 10, due jack, due donne senza cuori. Ok, questo è un buon river. Abbiamo fatto full e penso che value bet anche al river. Pot 158. Non sono sicuro quanto fare, però penso che devo puntare qua a sto river. Qui decido di puntare 88.000, che a posteriori non sono sicuro che mi convince troppo. Forse ho bettato un pochettino troppo grande, forse era meglio bettare 50-60.000. Però è molto difficile essere pagati su sto river quando si double pair, quindi forse bisognava cercare di prendere una value minore. No hemos avanzado mucho en stack, pero sí en fill, ya que se ha reducido prácticamente a la mitad y a pesar de que hemos bajado un poco en ciegas, seguimos bien instalados por encima de las 50 para afrontar los asaltos finales que presumo van a ser electrizantes. Si te quieres electrocutar con nosotros, no te pierdas el próximo capítulo de La Mente de un Pro.